Grazie. Io intanto voglio ringraziare subito gli onorevoli che hanno promosso questa riunione. E ci fa piacere di sentirli d'accordo sul fatto che la direttiva europea vada accettata non solo dagli italiani, che sono l'86% favorevoli alla direttiva europea, dati fatti da un'inchiesta proprio del Corriere della Sera e tutti i giornali. L'86% degli italiani sono d'accordo a pagare il diritto d'autore, che non è una tassa, è un compenso pagata a più di 20.000 autori, fra cui molti giovani, il cui compenso medio è di meno di 1.000 euro al mese, senza contributi, che pagano ragazzi e persone che pagano le tasse fino all'ultima lira, che si sa che la SIAE viene a presentare quando si paga le tasse, i guadagni già controllati. Allora, noi ci troviamo qui a difendere il lavoro dei nostri associati. La cultura è indispensabile al paese e non si può dire che meno di 1.000 euro sia un grande compenso. Se approfittarsi di queste persone è una cosa indegna. Quando si parla, io quando fui eletto, non candidato devo dire, mi chiamò Filippo Sciugara ad essere presidente dell'assemblea e poi mi venne a proporre di diventare presidente, perché era una proposta fatta dai 36 dell'assemblea. Io ho subito capito che sarebbe stato qualcosa di molto impegnativo e ho accettato perché mi sembrava un dovere morale, un dovere morale. Da allora io mi domando, c'è una domanda che mi perseguita, perché? Perché? E vorrei che questa perché, quel punto di domanda, diventasse la domanda di tutti gli italiani. Perché succede questo? Quando io sono stato eletto, ho accettato con il mio incarico, ho proposto, di notte non ho dormito, e ho proposto alla mattina presto al direttore generale di partire subito per Strasburgo, dove si stava votando la direttiva europea. Non sapevo come fare a entrare e ho detto: facciamo dei cartelloni, faremo gli uomini sandwich. Ci siamo messi, a parte che non abbiamo trovato l'entrata, perché ma voi scherzate, c'erano bandiere e entrate da tutte le parti. E siamo andati dove pensavamo che si aveva visto della gente che entrava. Dice: no, non è qui. Questi sono gli impiegati. E allora abbiamo telefonato a Tajani, no? Presidente, il quale ci ha mandato due suoi segretari e poi due guard, come si dice, bodyguard, a prenderci, e siamo arrivati finalmente in Parlamento europeo e abbiamo parlato con fra parenti erano rappresentanti del PD, tutte donne fra parenti, si vede che il PD è particolarmente forte. Sempre nel mio cuore. Allora, e loro ci hanno detto: ma non siamo ottimisti. Come non siete ottimisti? Dico: ma come? No? E mettono: no, perché ci sono delle lobby terrificanti, armate di tutto, soldi, promesse, o anche minacce. Sentite parlare di questa cosa, che non ho capito che cosa possono essere. E dice: temiamo fortemente che non verrà approvata.
Poi io sono stato col fiato sospeso, io direttore generale della SIAE. Abbiamo parlato con due o tre che ci hanno segnalato che non ero d'accordo per cercare, e forse ci siamo anche riusciti. Insomma, alla fine è passata, ma non con una maggioranza schiacciante. È passata, si hanno vinto per fortuna i sì, ma anche noi erano tanti, come l'ultima volta che è passata, sono stati 270 contro 340, 270 persone hanno detto di no, e io mi chiedo ancora perché? Perché? Perché faccio fatica ad accettare che questo sia avvenuto perché sono persone che sono state comprate. Non ci voglio credere questo, non ci voglio credere. Perché è uno scandalo spaventoso e non lo possiamo accettare, perché è un mondo fatto così, non lo vogliamo neanche capire, vedere, è orribile e sta avvenendo, questo sta avvenendo, sta ancora avvenendo nel nostro paese. E devo dire che la stampa, anche questo mi ha un po' stupito, ma come davanti a uno scandalo così abbiamo letto degli articoli molto ben fatti, anche documentati, però sempre due righe, ma come mai tutto passa così nel silenzio? Non è possibile, è un'ingiustizia grave, troppo grave, perché si penalizza anche la cultura, vuol dire che contano solo i soldi. Cioè, qual è la ragione che hanno? Perché sono miliardari? È questo che ci... è questo che convince. La ragione contro i miliardi. Dice, loro hanno i miliardi ma noi abbiamo ragione. Abbiamo fatto un manifesto con scritto, loro hanno i miliardi ma noi abbiamo ragione. Ora, questo, noi abbiamo deciso della SIAE di convocare tutti i partiti perché ci spieghino coloro che hanno detto no, perché, in modo che sia chiaro, perché magari ci convincono anche. Devono fare un miracolo. Però se hanno dei motivi, perché non devono per raccontarci, perché non dirceli. Quindi noi andremo avanti così adesso, faremo questa riunione, inviteremo tutti i partiti, perché io ho scritto un aforisma che dice il buon senso non ha colore, e io spero che tutte le volte che ci sia qualche cosa di giusto nel paese, senza polemiche, che facciano massa coloro che sono d'accordo nella realizzarlo, perché questo è giusto, è per il paese. Noi dobbiamo portare avanti un discorso per il nostro paese. Vi ringrazio.